Ciao, mi chiamo Gaia Rossini e oggi vi insegnerò come giocare a Parchisi o Parchesi in Second Life. Questa è la versione per un solo giocatore, esiste anche una versione per più giocatori di cui vi farò un altro video. Parchisi è un gioco molto famoso in India e in Europa è conosciuto con il nome di Ludo. L'obiettivo del gioco è quello di portare le proprie pedine dal nido, che è in basso a destra, alla casa centrale, dopo aver compiuto un giro antiorario del tabellone. Attenzione però, le pedine possono essere mangiate e in quel caso si ritorna dal nido e bisogna ripartire dall'inizio. Qua possiamo selezionare il colore delle nostre pedine. Ricordiamoci sempre che noi siamo quelli in basso a destra, quindi siamo i gialli. Qua possiamo scegliere le modalità di gioco. Normal mode, bisogna portare tutte e quattro le pedine al centro prima degli altri avversari per poter vincere. Lighting mode, il giocatore che arriva per primo al centro con una sola pedina ha vinto. Sudden death o morte improvvisa, il giocatore che per primo mangia una pedina altrui vince. Nel caso nessuno mangiasse gli altri, vince il primo che arriva al centro. Nel modo variabile conta molto come tu giochi, più pedine perderai e meno jackpot vincerai, ma puoi vincere anche senza portare alcuna pedina al centro. La partita comunque finisce quando qualcuno arriva al centro. Avversari, qua possiamo scegliere contro quanti avversari giocare. Il jackpot sale a seconda del numero di avversari che scegliamo. Due giocatori vinceremo per 1 e 4 quanto abbiamo giocato, due giocatori per 2 e 4 giocatori per 3. Si gioca con due dadi che vengono gettati automaticamente dalla macchina. Per uscire dal nido, in basso a destra, bisogna fare 5 con i dadi, può essere un 5 secco o un 3 più 2. Quando tirando i dadi ottieni un numero doppio, ad esempio 3 più 3 o 2 più 2, 6 più 6 e così via, potrai tirare un'altra volta i dadi. Le caselle grigie sono sicure, ovvero nessuno ci può mangiare. Quando mangi una pedina altrui ottieni un bonus di altre 20 mosse. Quando una delle tue pedine arriva a casa, cioè al centro, ottieni un bonus di 10 mosse. Ci può essere una sola pedina per casella. Facciamo pratica e giochiamo un po'? Stoppato la musica per farvi sentire anche i suoni del gioco. Allora, noi abbiamo scelto di essere i gialli in basso a destra. A questo punto scegliamo gli opponents, cioè il numero di avversari, e possiamo vedere la nostra scelta confermata o nella chat locale o nel floating test, cioè nel testo che c'è sopra la macchina. Scegliamo solo due avversari, poi scegliamo la modalità normale di gioco. E premiamo click to play per giocare. Nel caso di una partita a pagamento bisognerà pagare. Vedete che la macchina tira automaticamente i dadi, il blu ha già fatto 5 e muove. Noi non facciamo 5, siamo a casetta. Il blu è andato su una casella sicura, noi finalmente abbiamo fatto un 5. Per muovere la nostra pedina, clicchiamo prima sulla pedina, vedete, poi sul dado e la pedina parte. Il blu va velocissimo, eh? Noi abbiamo un 6 più 3, clicchiamo sulla pedina, clicchiamo su un dado e poi sull'altro. Scusatemi, io sto facendo il video e registrando, giocando e non mi riesce bene. Oltretutto anch'io ho appena imparato a giocare, sono una pessima giocatrice. 5 più 6, vedete, possiamo far uscire un'altra pedina da casa. Incasinando, vedete quando sbagliate il gioco fa questo rumore mi bi. Vedete che le pedine fanno un giro antiorario. Devo stare attenta a quella pedina blu in basso perché potrebbe mangiare la mia gialla, per cui comincio a scappare. Scusate, non ho, allora, in questo momento sono sulla casella grigia, quindi lì nessuno mi può mangiare, sono al salvo, sono al sicuro. Non ho maniera di farvi vedere più lentamente il gioco, però
Però vedrete, ecco, ho fatto un doppio, posso tirare i dadi un'altra volta. Vedrete che poi giocare è molto facile, anche se occorre molta tecnica e molta tattica soprattutto. Io lo trovo un gioco molto interessante. Sono di nuovo su una casella sicura. Due caselle sicure, fantastico. Ecco, per mangiare una pedina bisogna con i dadi fare esattamente il numero che ci porti sulla casella dove sta un'altra pedina. Ragazzi, sto perdendo, c'ho ancora una pedina a casa e blu ce l'ha tutte fuori e mi sta inseguendo disperatamente. Fa, non riesco a cliccarla. Fuga, fuga, che il blu mi mangia. Su, qua ho due blu che possono mangiarmi. Aia, avete visto che mi ha mangiato e ho ottenuto un bonus di altre 20 mosse e mi ha mangiato anche l'altra che era appena uscita. Olè, si è messi bene. E ottiene di un altro bonus da 20 e ha mosso per altre 20. Sono un pessimo giocatore, perdonatemi. Comunque avete capito più o meno i principi base, io non vi voglio più annoiare e insomma, giocate, è l'unica maniera di imparare e di far pratica. Tra l'altro potete giocare gratuitamente, non c'è payout con le free play che ci sono nella mia sim. La mia sim si chiama Gaialand, Gaialand Games, la potete trovare in Search Places o Cerca Luoghi, oppure potete guardare nel mio profilo sotto Gaialand Games. Arriverete, vedrete, che ci sono delle free play, c'è proprio il cartello e potete giocare lì. Il gioco è stato creato da Sushant Diesel, vedete che una pedina blu è già arrivata a casa. Il gioco è stato creato da Sushant Diesel, che è indiano, guarda caso, e so che anche gli arabi ne vanno matti. Direi basta così. Ricordatevi che se volete imparare ci sono delle free play da me a Gaialand Games. Fate search places oppure cerca luoghi in italiano a seconda di come, se avete il viewer in italiano o in inglese. Oppure guardate il mio profilo, Gaia Rossini. Sotto i miei preferiti c'è, o i miei pics, c'è Gaialand Games. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!